Allora, oggi praticamente andiamo in questo laboratorio di pasticceria, il retro di un bar. E il cliente ci ha chiamato qualche giorno fa, qualche settimana fa. Abbiamo fatto un sopralluogo tecnico per capire che tipo di problema e quanto era grave il problema. E il locale praticamente è infestato dalle blatte, oltre che ad essere un insetto molto invasivo che dà problemi, diciamo, a livello igienico, è anche sgradevole a vedere, perciò è un insetto che scappa poi dentro la sala bar, perciò crea panico all'interno del locale. Abbiamo messo delle trappole di monitoraggio per capire quanto è infestato il locale e soprattutto quali sono i punti più critici. Il locale è completamente infestato, sotto ai motori dei frigoriferi e ai motori del forno abbiamo riscontrato una presenza notevolissima di blatte. I cartoncini che avevamo messo erano stracolmi, diciamo, di insetti sia allo stato larvale che allo stato adulto. Cioè, abbiamo trovato una situazione veramente difficile. Naturalmente l'idea di questo programma nasce soprattutto per informare. Per informare e per far capire che cosa il disinfestatore va a fare quando praticamente viene chiamato. In questo caso specifico, in tutte le altre situazioni che andremo ad affrontare, non si vedrà mai la faccia del cliente, oppure l'insegna del luogo dove andiamo, oppure la strada che potrebbe ricondurre alla tipologia di negozio. Questo perché? Perché naturalmente a noi interessa proteggere l'identità del cliente, perché il cliente per noi è pane quotidiano. Stamattina siamo usciti con due unità, questa che è l'unità di controllo tecnico e un'unità, diciamo, operativa, e c'è un operaio specializzato sopra che è quello che poi farà materialmente la disinfestazione, e adesso entriamo in azione. Adesso praticamente andiamo ad utilizzare un gel, che è un gel per il controllo, il monitoraggio e l'avvelenamento delle blatte. È un gel che ha all'interno un principio attivo ben definito per la blatta e un formulato che si chiama denoatio benzoato, che non è altro che una sostanza marognola che non permette che questo gel viene ingerito accidentalmente da animali che non c'entrano niente con gli insetti che stiamo trattando, da bambini, eccetera eccetera. La cosa che mi fa veramente, diciamo, arrabbiare è il fatto che il cliente comunque sia c'aveva una manutenzione di disinfestazione, però materialmente nessuno è andato a smontargli le prese della corrente o a dirgli devi intervenire qua. Cioè, è stato fatto un intervento un po' così, molto blando, e non hanno controllato i punti reali. Adesso praticamente abbiamo preparato il prodotto chimico, che è un presidio medico chirurgico, ed è praticamente a base di tre formulati: cipermetrina, tetrametrina, piperonil butossido. Che cosa sono? Sono i tre formulati che agiscono a largo spettro. Uno agisce sul sistema nervoso dell'insetto, uno agisce per contatto e uno è un sinergizzante che serve a far agire prima il prodotto, a farlo penetrare all'interno dell'insetto con maggiore rapidità. Tutto questo insieme ci dà la possibilità di effettuare una disinfestazione rapida, perciò rapida e persistente. Oh, quello è il tramezzino? No. E dai, il tramezzino? No. Pasticcino? No, pasticcino. La stessa cosa, adesso andiamo a preparare il nebulizzatore, che è praticamente un'attrezzatura diversa da quella utilizzata prima, perché questa qua la inseriamo all'interno
all'interno praticamente delle parti più difficili dove il prodotto non arriva, diciamo, bene con la lancia, ci fa arrivare, diciamo, ad avere il 100% della garanzia che il prodotto ha raggiunto tutti quanti i luoghi da disinfestare. Allora, siamo tornati dopo una settimana a fare un controllo, diciamo, della situazione, che appare nettamente migliorata. E addirittura, e qui si vede, diciamo, la serietà del cliente, addirittura il cliente, senza che nessuno ha detto niente, ha fatto questo bel lavoro di pittura, ha rinfrescato, diciamo, il magazzino. Se il consiglio viene dato bene, la disinfestazione riesce. Se invece noi veniamo a fare la disinfestazione solamente per guadagnare, perciò per accontentare il cliente, che lo spesso e volentieri non vuole chiudere l'attività perché ha paura di perdere dei soldi, lì la disinfestazione non riesce. Bisogna fermarlo il cliente, bisogna dirgli: no, tu ti fermi, devi pulire, perché altrimenti ti ferma l'ASL, ti ferma l'ufficio di igiene, e non ti ferma per un giorno, ti ferma per un mese. Ciao Luca, allora com'è andata sta settimana? È andata decisamente bene, penso che l'intervento abbia avuto la sua efficacia. Va bene, ok, allora per fortuna, diciamo, è andato tutto quanto bene. Continuiamo così e ci vediamo la prossima volta. Grazie Luca. Grazie. E ci vediamo presto. Ciao. Grazie, adesso.